dalla sala vuole intervenire con domande o come dire, considerazioni. Se no, prego. Pensate che io ho 50 anni e nemmeno quando ho iniziato a lavorare a 14 anni lavoravo a queste tariffe, e invece di conseguenza vediamo che tutto quello che ci capita intorno, quindi tasse, tutti i tassi, le cose da avere, aumenta sempre a dismisura. Aumenta perché? Perché secondo me non tiene conto del peso che ha sulle aziende. Cioè, io penso questo, un gestore dei rifiuti deve anche capire quanto è l'impatto sulla popolazione, sul suo peso economico, e deve anche conseguenza, quindi in questi momenti non può andare in questo senso. Cioè non si può eleggere un gestore dei rifiuti che è fuori mercato. Nel senso, io sono costretto a abbassare le tariffe perché se no non vendo, non riesco a lavorare, non mi fanno lavorare. Il gestore che ritira i rifiuti, essendo unico, mette nove quali, può fare cosa vuole, tanto altro è più fiato, noi più forza per pagare a lui, non è fuori mercato completamente fuori. Ma questo è un aspetto, secondo me, io non dico che sarebbe bene magari che venisse fuori gestori privati per spegnere, no, però sarebbe bene perlomeno che siccome il titolare dell'azienda è anche un cittadino del luogo e quindi è nel territorio, e quando va l'azienda non ci va a ballare, ma ci va a lavorare, spesso a dare lavoro, a cercare di dare lavoro. Quel lavoro che dà le persone che molto probabilmente aprono il territorio porta anche il frutto al territorio, perché si crea anche un discorso sociale, non si va in un magazzino, un'azienda a divertirsi, si va a cercare veramente di fare qualcosa che serve veramente a un domani, ai nostri figli, per cercare di tenere il territorio in una certa maniera. Questo è un aspetto che bisogna tenere in conto. Lo so che non è facile, perché molte volte io dico sì, forse non lo so bene, ma cattivamente posso pensare male, molte volte si crea anche questi enti per metterci anche tanta gente dentro, magari che forse ne basterebbe andare in compagnia bella, arrivare alla comune e così perché spera a questa cosa. Io sono sbagliato, sto per andare avanti, bisogna iniziare veramente a essere partecipi tutti insieme di qualcosa che capisca il momento. Il momento ora non è un momento di vacche grasse, un momento purtroppo che c'è da tirare la cinghia, non si può sforzare la gente, l'azienda di questo, perché sennò chiudano e non rimane nessuno, e io penso che un territorio senza aziende non abbia ragione di esistere, perché non ci sarà più sociale, non ci saranno servizi a cittadini, a scuole, a compagnia aperta. Quindi io penso che bisogna veramente cercare tutti insieme di trovare queste soluzioni che servono e sono necessarie, non si può più far capire alle aziende che quello che ti viene a prendere, non si sente questa cosa come un gente che ci viene a derubare quasi, invece è sbagliato avere questa sensazione verso le istituzioni, verso gli studenti. Gli studenti devono essere partecipi con noi di un momento difficile da affrontare insieme e che possa portare insieme dei frutti per imporre anche un passo in avanti per il futuro. Io penso questo. Se nel territorio veramente noi si facesse un'operazione in cui le aziende in questi momenti venissero sgravate molto da questi oneri, si potrebbe anche pensare, siccome ci sono tanti magazzini chiusi, liberi, tante aree non sono neanche mai finite di costruire proprio perché non ha più senso avere un'azienda per pagare tutte queste tasse, potrebbe il territorio invece diventare in questo senso attrattivo
potrebbe rinascere, potrebbe far sì che aziende capiscano che questo territorio si può venire perché magari ci sta questa circolazione e di conseguenza queste aziende possono assumere persone del territorio e quindi poi alla fine non si crea un disagio a comune, ma si crea un incentivo. E che questo è tutto aspetto e secondo me bisogna iniziare a parlare. Poi è chiaro che tecnicamente, lo so benissimo anch'io, c'è il discorso dei rifiuti speciali, c'è il discorso anche delle aziende tessere, noi si fa tantissimi cascami, no? Che praticamente invece di buttare il cassetto perché ti dispiace, a nostre spese si carica nel camion, se ti si vanno andare a centri di sbracciatura, dove perlomeno lo riciclano, ci fanno magari dentro dei materassi, ci fanno la filtro per le mani, butti pure le macchine o così via. Ma questa qui è anche una cosa che non si dà al CIS. Almeno mi sarebbe lunga, anzi sarebbe meno fatica a riempire il cassonetto, ma non lo faccio, gli do soltanto il minimo che non riesco poi a smaltire in altri sensi. Quindi magari anche questi momenti che noi non si lavora perché sto lavorando al 60%, il 40% non ce l'ho il sconto di rifiuti, però il 40% di rifiuti io non glielo do al CIS, perché è chiaro che in questo momento lo sto facendo. Ecco, tutti questi aspetti secondo me bisognerebbe veramente trovare se stesso con l'istituzione, avere un rapporto, un dialogo che veramente possa capire al momento, perché non c'è da aspettare molto, e tutti insieme trovare le soluzioni in questi problemi. E che come torna a ripetere, un'azienda chiude ma si perde un pezzo del territorio. Grazie. Anche per questo è importante il confronto, perché io posso fare il piano tariffario scientificamente migliore del mondo, ma lottare su una situazione che magari 3 anni dopo, 2 anni dopo, come abbiamo visto in questi anni recenti, l'azienda non ha più. E poi ricordiamoci anche che quando un'azienda fallisce, oltre ad essere un dramma personale, familiare e delle persone che nell'azienda lavorano, cessa anche di essere un contribuente dell'IMU, anche se l'IMU è dovuta teoricamente da tutti, e quindi si crea un circolo vizioso in virtù del quale meno entrate, più aliquote a carico di quelli che ancora ci sono, e così il territorio non può svilupparsi.